La guerra ha raggiunto tutti, senza risparmiare nessun angolo del pianeta. Lo spirito umano ci ha spinti a combattere dove nessuno aveva mai osato. Sulle cime delle Alpi, oppure nei cieli, abbiamo trovato il modo di farlo. Dicevano che questa guerra avrebbe posto fine a tutte le guerre. Ma temo che l'ambizione e la voglia di distruzione dell'uomo non ne abbiano una. Sei lì! Stai bene? Siamo pronti per tagliare la torta. Wow, che foto incredibili! Sì, quei giorni erano davvero incredibili. Stavi davvero bene con quell'uniforme. Quello non sono io, è Matteo. Oh, hai ragione. Scusami, papà, prenditi il tempo che ti serve. No, no, sto bene, tesoro. È ora che tu sappia cosa gli è successo. Era la nostra ultima battaglia insieme, pochi giorni dopo il nostro 21° compleanno. Il battaglione di mio fratello doveva catturare un forte in pieno territorio nemico. Io non ero con lui. Ero in una unità speciale. In un'altra missione. Dovevamo fornire sostegno al battaglione di Matteo. Eravamo fieri di noi. Avevamo cambiato il corso della guerra. Eravamo gli arditi. Sul monte, eliminando tutto ciò che sparava alla sua unità. Mi vengono i brividi solo a sentirti raccontare. Non preoccuparti, avevo una corazza, sì. Tieni presente che tutti noi arditi eravamo volontari, pronti a tutto per l'Italia. All'inizio della via c'era una chiesa che il nemico aveva fortificato. Avrei dovuto combattere per superarla.
i flammieri, restavano soltanto alcuni fatti. Eliminati anche quelli, la chiesa sarebbe stata nostra. C'era un pezzo di artiglieria che bersagliava i nostri e l'unità di Matteo. Dovevo distruggerlo. Si dirigeva verso il forte. E dovevo fare in modo che ci arrivasse. Restiamo tutti uniti, maledizione! Manteniamo unite le sezioni! L'intera offensiva italiana era in pericolo a causa di quel pezzo di artiglieria. Dovevo distruggerlo. Thank you.
Per garantire la sicurezza dei miei uomini era distruggere il cannone. Spettacoli più affascinanti della guerra per me. Ma non c'era tregua. Sul costone vicino c'era un cannone antiaereo che decimava i nostri velivoli. Era il mio prossimo obiettivo. Non fermiamoci! Stiamogli addosso! C'erano degli austro-ungarici. Dovevo eliminarli prima di assumerne il controllo. Potevamo contare sui rinforzi. Se quegli uomini fossero morti, la nostra avanzata si sarebbe fermata e io avrei perso Matteo. Dopo che ho colpito i primi, hanno iniziato a prendermi di mira. Ma dovevo resistere. Dovevo difendere Matteo.
essere morto e di essere all'inferno. Avevano fatto saltare la montagna, seppellendo noi e loro stessi. Oddio, Matteo! Dovevo trovarlo. Così scesi in quell'inferno. Non avevo altra scelta. Dovevo trovare Matteo, ma poteva essere ovunque, e così ho agito d'impulso. In alcune casupole. Dovevo salvarli. Abbiamo sentiti, prima ancora di vederli. Mezzi corazzati, provenienti dal forte nemico. Ma non avevi più il tuo equipaggiamento? Nelle casupole c'erano casse di armi nemiche. Ce ne siamo impadroniti e ci siamo preparati. Sulla potenza di fuoco nemica. Le casupole erano al sicuro. Dovevo andare. Non me l'hai detto. Matteo era nelle casupole. No. La sua unità era ancora più avanti. Avrei voluto abbandonare le trincee, ma sentivo le urla dei soldati italiani. Sapevo che i miei amici erano bloccati lì. Ho cercato dappertutto, ma era troppo tardi. Ero solo, con dei fantasmi. Dopo un po', non riuscivo più neppure a guardare i corpi. Doveva essere arrivato al forte.
tesoro. Che non ha fatto dubitare di essere ancora vivo. Quali cose? Fuoco. Fuoco ovunque. Passare per le gallerie o procedere in superficie, facendo un giro da dietro. Perché non dal davanti? Non avevo più la mia corazza. Era impossibile. Sapevo che Matteo non era lì. Ripenso ancora a quei momenti, tutti i giorni. Iniziavo a sperare che Matteo fosse riuscito a fuggire. Ma poi... No! No! Mi senti? Rispondi. Lui non è mai invecchiato.
Io sono ancora qui. Chi decide queste cose?